sono contento per Andrea che comunque sta facendo molto bene. Era importante per noi sicuramente prendere 3 punti. Oggettivamente era difficile oggi giocare in un campo in queste condizioni. Eravamo alla 4ª partita in 10 giorni, è comprensibile il calo del secondo tempo, però mi è piaciuta la squadra per l'atteggiamento che ci ha avuto nel primo tempo, per la determinazione a voler fare sulla partita. È chiaro che possiamo sicuramente implementare la nostra prestazione. Mi auguro, ecco, di riuscire a giocare in un campo un po' più diciamo, decente, senza disprezzare nessuno. E voglio fare un plauso ai ragazzi che comunque stanno dando tutto. Mi dispiace che purtroppo abbiamo passato quel periodo negativo, però adesso il nostro obiettivo è quello di pensare assolutamente a fare il meglio in ogni allenamento e a fare tirare il massimo ad ogni partita. Devo fare i complimenti alla squadra, perché comunque anche oggi con un'ottima squadra in un terreno difficile, con tante assenze, un uomo meno per quasi dopo un quarto d'ora, siamo riusciti comunque a tenerla viva fino alla fine, e quindi devo farselo complimenti ai ragazzi.